Assolutamente sì, il territorio va mantenuto sotto controllo e quindi credo che la prossima settimana ci sarà comunque una riunione del comitato insieme alle forze dell'ordine e ai sindaci per un esame più approfondito di queste situazioni. Lo Stato deve dare comunque una risposta alle esigenze di sicurezza dei cittadini. E la criminalità è locale oppure ci sono anche infiltrazioni ipotetiche? Questo lo valuteremo nella riunione del comitato. Sicuramente le forze dell'ordine stanno raccogliendo elementi informativi importanti e sulla base di quello definiremo le strategie. Un'ultima domanda, prezioso anche l'apporto dei cittadini. Assolutamente sì. Spero di sottoscrivere a breve con i comuni, soprattutto della Val Pescara e anche con il comune di Montesilvano e Pescara, quelli che sono i protocolli controllo del vicinato, protocolli che consentiranno ai cittadini di svolgere questo ruolo di osservatori, di fornire informazioni preziose alle forze dell'ordine.